In questa prima parte ci concentreremo sulla nuova Skoda Kodiaq, che segna il primo capitolo della nuova era del marchio di origine cecoslovacca, per poi avere gli occhi puntati sulla Volvo V40, protagonista del test su strada della settimana, e a seguire sulla Ford Ka Plus City Car, ora disponibile in versione 5 porte e 5 posti. Kodiaq non è soltanto il nome di una razza di orsi che vivono tra ghiacci dell'Alaska. Da poco è anche quello della nuova SUV di Skoda, con cui la casa ceca cerca di conquistarsi nuovi clienti nell'affollato mercato delle sport utility compatte. Prodotta sulla piattaforma utilizzata in comune con altri marchi del gruppo Volkswagen, Kodiaq si nota per le forme scolpite che trasmettono forza e sicurezza, e per raffinati dettagli stilistici come i cristalli lavorati all'interno dei proiettori ottici. Gli sbalzi ridotti derivanti dalla grande modularità del telaio permettono di ottenere numerosi vantaggi sia dal punto di vista dell'abitabilità interna, la più ampia della categoria, sia della capacità di carico, con un volume che spazia da 720 a 2065 litri. All'interno di Kodiaq è racchiuso un ambiente elegante e raffinato, e grazie all'infotainment dotato del sistema Skoda Connect si resta sempre connessi e aggiornati. Non mancano poi soluzioni pratiche ed esclusive per semplificare la vita di tutti i giorni, come gli ombrelli celati nelle portiere o il sistema a molle a protezione delle stesse. Sul mercato italiano abbiamo offerto un motore a benzina 1425 cavalli, che è una vettura già molto brillante per essere un benzina. Quindi nell'ottica della riduzione dei consumi, quindi un motore che è brillante dal punto di vista della prestazione e molto parco nei consumi. E poi offriamo diesel, due versioni di diesel, un 2150 cavalli e un 2190 cavalli. E ovviamente sono disponibili sia le versioni con cambio automatico DSG, sia versioni con quattro ruote motrici. La vettura ha anche la disponibilità dei 7 posti, che non è un dettaglio, chiaramente è opzionale, quindi è a scelta del cliente. Allora, diciamo che il range dei prezzi va dalla versione d'attacco, che è sotto i 24.000 euro, quindi 23.950 euro, fino al top di gamma, che è quello più ricco, che è intorno ai 39.000 euro, 39.450 euro. Insomma, un modello trendy che colpisce per il look imponente, l'ampio spazio interno, la funzionalità, i sistemi di sicurezza e assistenza all'avanguardia, i dispositivi di connettività innovativi. Kodiaq sarà disponibile a partire da questo inverno, proponendo una ricca dotazione già nella versione base, la meno costosa.